siamo con Stefania Fanelli, segretario cittadino di SEL Marano, tra i responsabili della segreteria provinciale di SEL. Stefania, il primo maggio a Chiaiano. Per noi questo è il quarto anno che partecipiamo al primo maggio di Chiaiano in Marano ed è una presenza naturale perché come Sinistra e Libertà e come partito ma anche a livello personale noi siamo stati dentro quella lotta, dentro quella storia, a partire appunto da essere personalmente attivisti del presidio di Chiaiano in Marano, che tra l'altro è naturale perché pensiamo che la politica sia un impegno civile innanzitutto. E quindi è naturale essere dentro tutte quelle lotte che a fianco di quelle comunità che lottano per la difesa del proprio territorio, per la difesa dei beni comuni. Quello è il simbolo, il luogo simbolo della partecipazione democratica dal basso ed è anche il luogo però in cui si è legittimata l'espropriazione della democrazia attraverso la militarizzazione, attraverso la repressione violenta. Quindi possiamo dire che siamo tutti cittadini di Chiaiano, siamo tutti cittadini della Val di Susa. Io vorrei sintetizzare, e l'ho scritto anche, la storia, come si è conclusa la storia di Chiaiano, dedicando ai compagni e agli amici di Rete Commons un canto degli Inti Illimani. El pueblo unido jamás será vencido, cioè un popolo unito non, quando è unito non sarà mai vinto. Se sei in grado di realizzare un progetto collettivo che parte dal basso e quindi se sei in grado di creare una rete tra comunità, allora ecco un progetto collettivo, un sogno collettivo che un altro mondo è possibile si può realizzare. Lo diceva anche Miguel de Cervantes, se una persona sogna è soltanto un sogno, se tante persone sognano insieme il sogno è un sogno collettivo e può diventare realtà. Hai parlato di beni comuni. Il tuo impegno, quale consigliere comunale a Marano, l'impegno di SEL per la difesa dei beni comuni e di questo territorio massacrato dalle ecomafie? Guarda, noi pensiamo che solo attraverso la difesa dei beni comuni si può perseguire una giustizia sociale. E lo diceva anche tra l'altro Alberto Lucarelli, l'assessore Alberto Lucarelli in quella giornata, no, organizzata il forum dei comuni per i beni comuni. Il concetto di beni comuni è un concetto che appartiene più all'essere che all'avere ed è un concetto che non c'è una categoria di beni comuni, cioè il bene comune non è solo il creato, quindi l'acqua, l'aria, il mare, la terra, ma il bene comune è la città, è il territorio, l'aggregazione sociale è un bene comune. E noi sì, in Consiglio Comunale abbiamo fatto una serie di iniziative, insomma, come Sinistra e Libertà ci siamo fortemente impegnati per la raccolta firme per il referendum dell'acqua bene comune. Abbiamo proposto la modifica dello statuto per inserire nello statuto l'acqua come bene comune, ma la legalità è un bene comune. Noi ci siamo fortemente impegnati come proposte per affinché Marano dicesse no alla vendita dei beni confiscati quando il precedente governo, il ministro Maroni, voleva fortemente introdurre una norma affinché i beni venissero venduti se non riuscivano ad essere assegnati in 90 giorni. Noi ci siamo opposti, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, accogliendo l'appello di Libera naturalmente, ha proposto in tutti i consigli comunali d'Italia queste mozioni, ma abbiamo anche proposto iniziative concrete per l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie. Ad esempio abbiamo portato in consiglio comunale una proposta affinché venissero sbloccati dei fondi destinati alla realizzazione di un'isola ecologica su un'area confiscata, località La Volpe. Quindi per noi era una doppia battaglia, quella di un'isola ecologica fondamentale su un territorio per una completa gestione della raccolta differenziata, ma anche l'utilizzo di un bene confiscato. E quella mozione è stata poi recepita dalla Commissione Ecomafie della Regione Campania. Io partecipai a un'audizione con il presidente Tonino Amato e dissero che appunto facevano loro questa proposta, la portarono in consiglio regionale, questa proposta è stata votata all'unanimità da tutto il consiglio regionale, ma attendiamo ancora lo sblocco dei fondi per la realizzazione di quell'opera, ripeto, di un'isola ecologica su un bene confiscato alle mafie.
ma tante possono essere le iniziative sui beni confiscati. Noi pensiamo che sicuramente possono essere anche uno strumento per dare risposta occupazionale ai territori. Infatti abbiamo intenzione di proporre delle iniziative con l'Associazione Libre, col Presidio a Giugliano, insomma vorrei collaborare prossimamente con loro, con l'Associazione Libre a Giugliano e contro le mafie, con l'Associazione Gerry Maslo, affinché le loro esperienze anche positive sui territori, come è avvenuto a Castel Volturno, per costruire dei progetti su Marano sull'utilizzo dei beni confiscati e come attraverso l'utilizzo dei beni confiscati si possono realizzare opportunità di lavoro sui territori. Il 4 aprile è stata lanciata una campagna referendaria nella sala multimediale del Comune di Napoli, il progetto Una spiaggia per tutti. Parliamone. Allora, noi come Federazione Provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà facciamo parte del comitato sostenitore di questa campagna. È proprio perché pensiamo che i beni comuni come una spiaggia debbano essere gestiti e governati dal basso, dai cittadini. Cioè, abbiamo appunto aderito, infatti nel comunicato ho questo scritto, oltre tra l'altro alle finalità che condividiamo, cioè che praticamente questa spiaggia che va dal litorale da Nisida sino a Pozzuoli deve essere completamente con accesso libero e gratuito e balneabile naturalmente, quindi anche finalizzato al progetto di bonifica per il diritto alla balneazione, ma ne condividiamo anche le modalità, cioè questa è una proposta di delibera che i cittadini portano al Consiglio Comunale di Napoli affinché quella sia la prima grande spiaggia pubblica per i cittadini napoletani. Il comitato promotore ha utilizzato uno slogan: solo il 2% di cittadini possiede un'imbarcazione, il 98% possiede un costume da bagno. Qual è il significato, il senso di questo primo maggio 2012? Guarda, noi proprio il circolo di Marano l'abbiamo chiamato circolo primo maggio, perché pensiamo che come sinistra dobbiamo riappropriarci dei nostri temi fondativi, anche di un linguaggio, no? Ma soprattutto appunto dei nostri temi. E sicuramente il lavoro, che tra l'altro tra i primi beni comuni, bisogna appunto ridare centralità al lavoro, che è ciò che dà dignità ad ogni essere umano, perché solo attraverso il lavoro ciascun individuo può realizzare un proprio progetto di vita. Dignità del lavoro e dei lavoratori e di tutti i lavoratori. Noi crediamo che bisogna promuovere la solidarietà tra tutti i lavoratori, tra nord a sud e di tutti i comparti, e che tra l'altro è quello il principio ispiratore di Giuseppe Di Vittorio quando ha creato il primo grande sindacato italiano, cioè appunto la solidarietà tra tutti i lavoratori di tutti i comparti. Questo primo maggio sicuramente ci pone tutti quanti noi con dei sentimenti diversi, perché se pensiamo che insomma il lavoro negato e quindi la dignità scippata, è scippato il diritto al futuro, il diritto a poter realizzare un progetto di vita e come unica alternativa c'è il suicidio, per forza ci pone in una condizione diversa, un primo maggio diverso, ma è un primo maggio diverso anche per tutto quello che è accaduto in questo anno. Cioè quello che è accaduto a Pomigliano è emblematico. Si sapeva che il modello Marchionne sarebbe stato uno specchietto per le allodole per legittimare un modello di società diversa, cioè un modello in cui il lavoratore è colui solo che deve obbedire al padrone e rendere debole il lavoratore. Ciò che è accaduto, cioè che praticamente il lavoro si deve difendere con... il lavoro è un diritto e non si può difendere coi ricatti. E quello che è accaduto poi ancora dopo, cioè pensare noi perché siamo stati dentro le ragioni della FIOM e lo siamo con la FIOM senza se senza ma, mentre Renzi dice noi siamo con Marchionne senza se senza ma, noi siamo con la FIOM senza se senza ma, perché stare dentro quelle ragioni significa difendere la libertà e la democrazia innanzitutto, cioè non è possibile che un lavoratore non viene richiamato perché ha una tessera FIOM in tasca, questo ha un nome, si chiama fascismo, cioè non c'è, chiamiamo le cose con il loro nome, insomma. Ed è per questo dicevo che bisogna difendere, perché significa difendere la libertà e la democrazia e la Costituzione, perché quello che stanno facendo è anticostituzionale e va contro la Costituzione italiana, va contro
I contratti collettivi nazionali, che anche bisogna difendere assolutamente, perché il contratto collettivo nazionale è quello che equipara i diritti di tutti i lavoratori, di tutti, da, appunto, da nord a sud, e quindi è fondamentale, quindi a partire dalla difesa dei contratti collettivi nazionali, dall'articolo 18, che noi pensiamo che l'articolo 18 non solo vada tutelato, ma vada addirittura esteso a tutte le categorie. Cioè, l'egemonia culturale della destra ha portato a un imbarbarimento culturale innanzitutto, ma a un'arretratezza sociale in termini di diritti. E quando una società arretra in termini di diritti, arretra la società intera. Insomma, e questo si è legittimato con le politiche del governo Berlusconi prima, e poi con la BCE, e naturalmente con questo governo, che è tutt'altro che tecnico, è politico, perché ha una chiara idea di società.